benvenuti. Questa è Villa Chiminelli, la proprietà di famiglia dagli anni 40. Non conosciamo l'autore, conosciamo con una certa incertezza la data di costruzione, non conosciamo nemmeno probabilmente chi la commissionò. Certo è che ad aiutarci c'è un mattone ritrovato nel corso di un restauro in cui c'è impressa una data, 1578. Questa probabilmente è la datazione relativa alla ricostruzione di una precedente domus e ad altre fonti è demandata il tentativo di dare una paternità di questa villa. La domus fu commissionata dal nobile Francesco Soranzo, parroco di Sant'Andrea oltre il Muson, il cui blasone di famiglia è ancora ben visibile sulla facciata. Concepita come casa canonica, deve a questa destinazione originaria la struttura a corpo unico. Proprietà dei Tiepolo e dei Piacentini, la dimora fu acquisita nel 1944 da Francesco Chiminelli, che si fece carico del meticoloso restauro di una proprietà compromessa dal tempo e dalle guerre. Era un imprenditore del settore conciario di Bassano che nel periodo più cruento della guerra pensò di sistemare la famiglia in campagna, al sicuro, comprò questa villa, si trasferirono qui e coltivarono i campi. Campi che attualmente vedono una porzione a vigneto, ovviamente il glera che dà il prosecco, e un'altra bella fetta di terreno, parliamo di quasi 80 ettari in tutto, che è coltivato in maniera ciclica a mais e poi foraggere attraverso quel criterio corretto di rotazione agraria che garantisce la produttività. La porzione domenicale di Villa Chiminelli, di ispirazione palladiana, consta di un seminterrato adibito a cantina, un piano nobile rialzato e uno spazio sovrastante utilizzato come deposito di granaglie. Perché questa villa, certo, nasce come canonica, ma poi diventa il punto di riferimento per la gestione di un'azienda agricola, quando anche poi per i soggiorni estivi degli amici, dei parenti di questa famiglia. Che la facciata della villa, la facciata della chiesa e della canonica settecentesca che prese il posto di questa sono perfettamente allineate, ma non solo, tutto il paese si sviluppa in questo asse. I tre musei allestiti nelle pertinenze rustiche e dedicati all'etnografia, alla cultura contadina e all'arte conciaria restituiscono il vivido affresco di un passato fatto di lavoro, sacrifici, tradizioni e valori, orgogliosamente custodito fra le storiche mura di Villa Chiminelli.